Jetzt bin ich denn in Pfeifenland. Das heißt die westliche Part von Tuscany. Die nächsten Tagen will ich dann erleben, wie man die Wurzeln graben, vorbeiten und zuletzt zu schöne Brière-Pfeifen herstellen. Es wird sehr spannend. Zuerst gehen wir in die Berge hoch. Jetzt müssen wir die Brière-Wurzeln ausgraben. Danach gehen wir zu einer kleinen Fabrik, wo man die erst sortieren, danach grob vorarbeiten und dann wird die lagert, bis zum Schluss benutzt für Pfeifenherstellung. So, jetzt sind wir hoch in die Bergen, in die Toskana. Und jetzt geht's los mit Graben nach Brière-Würzen. Questa la vedi in quelle attuali? Perché è così, in quelle non siamo andati ora. Perché ci hanno tagliato la mano. Un centrimetro. Ci hanno tagliato la mano. Ci hanno sempre dei sassi, eh? Sì. Sempre? Sì, si ne fanno, sempre si trovano dove bosco con pietre. C'è, a parte quella pietra bianca e la pietra focaia. E per quello li devi dire. They always have a stone. Che costa cara la pipa, vedi com'è lungo. Il tragitto dal bosco alla tabaccheria. It's also quite expensive the wood, so if you see how much work it is, this is for example, has, quanto vecchio sarà questo qui? Questo è quello è del basso. È tutto l'anno o solo un periodo dell'anno lo fa? Questo si fa tutto l'anno, non è chiudono. Anche d'estate lo fate anche? Sì, si fa di meno perché è troppo caldo. This is work he does the whole year. There is not a season for it. So the whole year they do it. In summer a little less because it's hot, but they also do it in summer. Questo può andare a sigaria.